fede in Cristo, si è convertito, ha cambiato il suo stile di vita, era la parte dei persecutori. Della mia giovinezza, quando si sfogliano le fotografie, quelle vecchie in bianco e nero, un po' tutti di noi che abbiamo una certa età troviamo quelle fotografie dove abbiamo fatto la comunione, la presa, e lì c'è Don Morto, ecco, che ci ha accompagnato in questa vita cristiana, diciamo che un po' tutti noi, ecco, che abbiamo una certa età, ci portiamo dentro di noi quelli che sono i fondamentali, gli insegnamenti. Nel ricordo di ragazzino ti viene in mente, no? Ecco, i giochi, l'oratorio, servire la messa, andare a prendere la cappa nera, ecco, misurarsi la cappa nera, qualche scopaccione perché ridavamo troppo, vero Raffaele, no? Quindi facevamo così. Quindi. Però ecco, questo è stato anche veramente dei fondamentali che ci hanno portato, ecco, a crescere, crescere anche una comunità. Ecco, quindi con questo penso che sia, ecco, un ricordo che deve essere perpetuo in questa comunità, perché ecco, quelli come noi passano, poi le memorie, no, diventano molto labili, molto, ecco, e poi no, passa tutto, no? Dopo questa inaugurazione ci sposteremo al pontile, dove ecco, inaugureremo anche il pontile che abbiamo dedicato a Camino, anche là dobbiamo fare anche due parole là, che è stato sindaco e presidente della provincia, no? Di questo. Anche lì di nuovo gli anni passano e poi non si ricorda più cosa ha fatto certo soggetto, certo persone per il nostro territorio. Ecco, io ho chiamato Anselmo qua anche a fare veramente due riflessioni insieme a noi, perché ci vuole la memoria storica, ma la memoria storica di chi ha vissuto, di chi ha vissuto, perché ecco, farci raccontare le cose delle volte no, non le ripetiamo nello stesso modo corretto, ma chi le ha vissute le porta nel suo animo, nel suo sentimento. Quindi io l'ho invitato a essere qua con noi per fare ecco, due riflessioni insieme. Quindi vi ringrazio per la partecipazione, quindi io darei la parola subito a Don Antonio. Mi ha detto il signor sindaco, la memoria ovviamente diluisce nel tempo, io non ho conosciuto il signor Morchio, però mi rendo conto, pensavo appunto in questi giorni, a quanto ha vissuto qui 50 anni e 50 anni di storia di questo paese in un periodo certamente particolare. Le due guerre sicuramente hanno segnato ovunque e certamente lui è rimasto come punto di riferimento per molti qui. Gli avvenimenti poi che hanno anche toccato questa canonica, credo l'abbia fatta lui, sì, l'ha recuperata sì. Lui, così come il campanile che prima occupava questo tratto, che era
era qui, da lui rifatto, eccetera, eccetera, quindi nella storia del paese è inciso in tutti i modi, ma credo che l'incidenza che ha avuto è soprattutto nel testimoniare la sua fede. Io ho preso tre delle sue poesie, anche nelle poesie si vede il suo animo e il suo entusiasmo di cuore, e sempre in tutte le poesie ci ritroviamo quel riferimento al Signore che era il fondamento della sua vita, anche nel momento stesso in cui ha rinunciato alla parrocchia, precorrendo in qualche modo quelle che erano poi le disposizioni. Una volta uno diventava parroco, lo era fino alla morte, nessuno poteva toccarlo, e invece lui si è dimesso, si è ritirato, lo dice una sua poesia, fa riferimento a questo. Ecco, io direi, essere debitori è un fastidio, è un peso, ma essere debitori di una testimonianza è un impegno, è un incoraggiamento, è un guardare avanti, e credo che sia un po' questo il significato del voler guardare alle spalle le testimonianze che abbiamo avuto per proseguire il cammino, se le difficoltà non sono mai mancate, ma se noi troviamo l'elemento che ci aiuta a superare le difficoltà, e allora si va avanti. È l'elemento che certamente ha aiutato Don Giacomo è stato appunto la fede, la medesima, come già ho ricordato, che sostiene, deve sostenere ciascuno di noi, e una comunità si costruisce nell'amore, e l'amore è fede. Diversamente si fanno sì tante cose, ma che poi non lasciano il segno, non conducono da nessuna parte. Don Morchio indica ovunque e sempre quella che è la meta di ogni pellegrino in questo mondo, l'incontro, la comunione con Dio. Ed ora magari la benedizione del Signore la invochiamo al termine di questo incontro. Pregavo Elisabetta, sì, ci presta la voce per commentare le tre poesie. In questo mondo ormai l'orgoglio umano per l'alto progredire della scienza non parla più di Dio né di coscienza, è esperimento in ver del tutto strano. Eppure Dio da noi non sta lontano, non ha bisogno nostra intelligenza onde sentirne qui la sua presenza. Basta un atto d'amore, sincero e sano. Può vivere l'uomo senza alcun timore, senza nessun conforto a quelle pene che presto o poi ci van turbando il cuore? E allora pensare a Dio sempre conviene, onde ci infiammi del suo caldo amore, che volentieri serva a nostro bene. Io sono la via, la verità, la vita. Via. La ciurma dalla tolda guarda fissa, cupa, lontan sul mare burrascoso, lo scafo oscilla, ora s'alza, ora s'inabissa, triste al momento, assai pericoloso. La prua verso la meta a noi prefissa, qual drizzerà pilota ardimentoso? Non temete, il timone è in mano mia, dice il divin nocchiero, io son la via. Verità. Scienza, scoperte, mille innovazioni, bugie, calunnie invadono la terra, idee, dottrine, false concezioni, ogni cervello umano ormai rinserva. Di frenesia son piccole iniezioni, ma pari ai micidiali gas di guerra. Da tal veleno chi ci salverà? Dice Gesù, io sono la verità. Vita. Sono all'ottima greppia in questo mondo, pochi consumatori voraci e crudi. Miliardi son che sotto il grave pondo soffrono fame e freddo e sono immuni. Parlar di lotta in questo mondo immondo sarebbe avventurarsi in tristi ludi. Chi ha la giustizia tutti quanti in vita? Solo il Signore che dice io sono la vita. L'ultima poesia illustra quella che è stata la scelta di fondo di Don Giacomo, ed è interessante la conclusione: seguirlo volli ed ora son felice.
scelto, ha compiuto una scelta, ha fatto il suo percorso. Certamente questa poesia parla dell'inizio del percorso e noi ora pensiamo che davvero sia doppiamente felice Don Giacomo, quella felicità che desideriamo noi. Sequere me, per l'alma mia, sottrarre al mondo truce, che travolgendo va la giovinezza, cercai rifugio per la mia salvezza, dove l'ombra del male non seduce. E in erma valle, misteriosa luce m'avvolse, e pace demmi e la fortezza. Effimera m'apparve ogni vaghezza del mondo insidiator che a colpa induce. Tanto ero assorto che del dì che muore l'ora mi colse, quando incitatrice in me voce sentì. Dammi il tuo cuore, sii casto e puro, questo a te s'addice. Seguirmi vuoi? Io sono l'eterno amore. Seguirlo volli, ed ora son felice. Perché è nato nel 1884 a Pieniteco, il papà era un povero uomo, un calzolaio. È entrato in seminario a 10 anni e è diventato prete nel 1909. E la prima parrocchia gli fu affidata a una frazione di Pieniteco. Poi da un'isola ha fondatore del Sacro Cuore di Albenga, l'ha voluto con sé per educare i giovani. E nel 1914 è venuto in questa parrocchia come parroco. Nel 1915 scoppia la guerra, è richiamato, ma gli consentono di rimanere parroco, e dove adesso c'è il Moresco c'era una batteria antisbarco e diventa cappellano in quella batteria e assistente sanitario. Poi io lo ricordo, noi del 28 abbiamo passato 40 anni con lui e lo ricordiamo seduto lì su una sedia davanti alla canonica a leggere il libro, e era un povero, veramente povero. Ricordo che aveva un po' le scarpe rotte e non c'è più mio padre che me le aggiusta. E il fratello poi è morto anche lui e non le ha più aggiustate le scarpe. Nel 1927, a gennaio, un fulmine colpisce il campanile che era davanti lì alla porta degli uomini. Il podestà di allora, Santino Durante, allora non c'erano le belle arti, butta giù il campanile romanico, allarga la strada, ha fatto bene. Nel 44, del 32, ricostruisce il campanile dove adesso e compra le campane. Lui i soldi non ne aveva mai, era povero, però li trovava sempre. Nel 44
alla prima domenica di agosto, una bomba sulla sacrestia, una bomba sulla chiesa, il parroco ferito alla testa, il pre Michelin moribondo muore il giorno dopo ad Alassio nell'ospedale, perché a Venga non c'era più posto, c'era stata una battaglia partigiana, c'erano dei San Marco feriti che occupavano tutto l'ospedale. Dopo due o tre mesi torna a Ceriale, invalido, la chiesa impraticabile, la canonica distrutta anche lei, trova i soldi per ricostruire la chiesa, ricostruire tutti gli arredi, aggiustare l'organo, i lampadari, la via Crucis, tutto quello che era stato distrutto, sempre lui senza soldi, poverissimo. Ricordo che i pescatori, quando arrivavano a terra, il primo pesce lo mandavano a un parrucchiano, lo chiamavano un parrucchiano. E i contadini, quando tornavano dalla campagna col carro, fermavano lì, lui era sempre seduto lì, quattro chiacchiere, su prevo portavo in cuoco che serve, come no? Masso di radice, due tomate, e fighe che vi stavano, e viveva in povertà ma felice. Lui salutava tutti, il suo saluto al mattino era felice il giorno, alla sera felice, pomeriggio felice sera. E lui voleva bene a tutti i cerialesi, indistintamente. C'è stato un periodo, senza offendere nessuno, che dopo il 22 è successo che c'era cambiato un po' il partito, e allora hanno affittato, il parroco ha affittato al nuovo partito del 22 i fondi della canonica, i vecchi brontolavano, ma su breve c'è la mistica e il controllo c'è ben. Ma lui era tipo un po' Don Camillo, e ricordo che non pagavano l'affitto, però gli avevano regalato un quadro con il capo del governo, e lui l'ha messo nello studio, era un quadro bello grande, e sotto c'era scritto: solo Dio può piegare la volontà del nostro partito, gli uomini e le cose mai. Solo Dio l'ha regalato al parroco. E il parroco nella cornice ha scritto: io spero in Dio. Era semplice, non voleva male a nessuno. Quando cominciarono gli sbarchi in Sicilia, che il governo cominciava un po' a traballare, una domenica in chiesa ha alzato un po' la voce contro i massacri, la guerra, cominciavano i bombardamenti, qualcuno se li ricorderà ancora, e alla sera chiude la porta e se ne va in canonica. Il mattino lui apriva la chiesa alle 6, sulla porta delle donne in terra c'era scritto: viva San Giuda. Noi eravamo ragazzi, su prevo cancelliamo coca tram, San Giuda è un santo, ora vanno in francese a pregare. Non che l'hanno fatto entrare la gente, perché lì a sera hanno pregato così. Hanno fatto una preghiera scritta e l'ha voluta lasciare lì la scritta.
Nel 1964 ha chiesto al vescovo di dimettersi, però di rimanere qui. Il vescovo l'ha fatto Monsignore ed è rimasto ancora 4 anni con noi e poi è volato in cielo, dove spero che ti aiuti sempre e che pensi sempre a Ceriale, al quale ha voluto tanto bene, e Ceriale ha voluto tanto bene a lui. Abbiamo tutto aspettato di mettere assieme le due inaugurazioni, quella di Don Morgio e quella di Camino, perché ritenevamo che erano due figure importantissime, una per la vita ecclesiastica, quello che è stata la vita cattolica del nostro paese, e l'altro per quello che è stata la comunità civile. Vorrei ricordare che Camino Carlo è stato il sindaco di questo comune e lo ha fatto là. Perché il comune era lì davanti, dove c'era l'ufficio tecnico, questo ufficio era lì e ha avuto un ruolo importantissimo, e è stato anche presidente della provincia. Noi un'autorità così grande non l'abbiamo mai avuta in questo paese, è stato presidente della provincia, si è distinto molto anche per l'aiuto di quello che erano i suoi concittadini, perché oggi sono cose che non si possono dire, non si devono dire, però se tanti hanno lavorato in provincia, sono andati, diceva che c'era il treno da Ceriale, quello di Camino, che andava per lavorare in provincia. Perché queste sono le verità, e bisogna dire anche queste verità, eh? Quindi ha fatto tanto per i suoi concittadini. Purtroppo il tempo, come per i parroci, ci passa anche per i sindaci, per i presidenti, quindi la memoria può si affievolisce, però noi con questi riconoscimenti, con queste targhe, vorremmo trasmettere a chi verrà, a chi giovani, no? Un po' di memoria, perché chi non guarda la storia non guarda neanche, non guarda il suo passato, ma non guarda neanche bene il futuro, quindi con questo. Io inviterei qua Carlo Pizzotti, qua vicino a me, perché è il nipote di Carlo Camino, quindi il nipote. Carlo, grazie di essere qua. Sappiamo che tua mamma non è potuta venire perché ha avuto un intervento, quindi lo so, quindi, però mi ha telefonato e mi è qua con noi. Quindi io ti chiedo, Carlo, no, di veramente scoprire quello che è la targa di tuo nome. Ma anche perché abbiamo pensato di dedicare questa targa, perché lui è stato anche presidente dell'azienda autonoma di soggiorno, quindi il turismo, cioè allora si parlava di turismo, e quindi il pontile rappresenta un po' il turismo di Ceriale, no? Un po' quello che è un luogo simbolo. Quindi questo che sia a memoria di uno che già allora aveva iniziato veramente a portare avanti delle iniziative turistiche. Quindi si può fare i sindaci, si può fare i presidenti della provincia, ma si può fare anche operatori di economia. E con questo pensiero vi ringrazio tutti della partecipazione, di aver collaborato tutti alla realizzazione. Mi ringrazio, ha detto bene Anselmo, no? Non bisogna ringraziare il sindaco solamente perché la campagna elettorale, siamo un po' dispiaciuti di essere venuti a fare questa inaugurazione troppo tardi, no? Perché non è nostro fine fare queste cose per le campagne elettorali, ma perché sono cose che credo che accomunano tutti anche i componenti, anche gli altri che fanno, no? Sicuramente campagna elettorale in modo diverso, in modo, però è un momento che per la città, non sicuramente per le sezioni amministrative. Grazie, buona giornata a tutti. Buona giornata ti fa per dire.